ho imparato a sorridere. Alcola Fiumi, musica a palla. Ragazzi, siamo qui al Fiat Executive Lounge per la presentazione del nuovo disco del nostro amico Andrea Schizzo Mulargia. Un graffio al cuore, è pieno di gente, venite a vedere chi c'è. E quel rossetto messo male. Che cosa ti ha colpito di più di questa serata? Tu. Quel pezzo che secondo me emblemizza l'album di Un graffio al cuore, che è Dopo. Stupenda, sono contento per un amico. Ma sicuramente il cocktail del bar, no, il clima che si respirava era molto bello. Una serata favolosa, Schizzo quando canta ci regala sempre delle grandissime emozioni con la sua splendida voce. L'emozione di questi brani sono indimenticabili. Tu chi hai preso in affitto il mio cuore per qualche ora senza che io volessi. Credevo fosse una bella serata, ma non così. Con un quartetto d'archi così l'emozione è assicurata. È stato bello avere tutti gli amici di una vita qua questa sera. Ho provato indifferenza alla parola amore. Una parola per Schizzo artista. Beh, ho prodotto due dischi con lui. Un grande. Penso che sia veramente dotato di grande talento. Schizzo, se continua con questa grande caparbietà, artista con la A maiuscola, probabilmente fra qualche anno ci troveremo di fronte a un artista a tutto tondo, 360 gradi, con tutti i crismi del caso. Non ha bisogno d'altro. Molto aggressivo, con tanta voglia di fare, tanta volontà. Ballano le sue canzoni. Che finalmente ha deciso di dedicare lo spazio che necessita al suo progetto. Favoloso. Staccandosi anche un po' giustamente dal mondo dell'animazione, che ormai lo ritiene un guru. Non aggiungiamo altro. In affitto il mio cuore per qualche ora tu. Si stanno facendo le ore piccole, grande serata per il nostro amico Schizzo, grande musica, grandi emozioni, una serata di amici e quindi che dire, io vado a buttarmi nelle danze ragazzi, buona serata e un graffio al cuore. Volessi. Grazie a tutti davvero di cuore.